Viviamo in un mondo governato sempre di più dai social media. Nonostante questo, secondo alcune ricerche, la televisione continua a esercitare un grandissimo fascino, soprattutto quella locale. Andiamo a scoprire cosa ne pensano i pesaresi al riguardo. Quanto tempo guarda la televisione durante la giornata? Poco. E quando più o meno? Dopo cena, sì. Che programmi preferisci? Ma film, spettacoli, differenti. Poco, lavoro. Ogni tanto sì, alla sera sì. Alla sera? Io normalmente guardo la 7, programmi sulla politica, sull'informazione, su cose così. Una nina nanna molto, una bella nina nanna, sì, mi piace la televisione. La guardi per rilassarti dopo il lavoro? Per rilassarmi, a me mi piacciono le favole, i film di favola, quelli che finiscono bene, quelle cose lì, dai. Oppure i polizieschi, così, però. Formazione no? Formazione, beh, quella ci vuole sempre, quella è normale, però un'informazione come giusta, non così. Non di quello, no, non di quello che vogliono che dicano, hai capito? Cosa le piace guardare in televisione? Quasi niente, è tutto uno schifo. Una cosa giusta. Telegiornale, qualche film. Ci sono davanti tutti i giorni con mio figlio. Beh, all'ora di pranzo, poi se sono in casa al pomeriggio qualcosa, e poi la sera. Che programma preferisce guardare? Di solito guardo i programmi di Rai, a volte se c'è qualcosa di interessante passo anche al canale 5, dipende, quello che c'è, i documentari mi piacciono. Telegiornale? Telegiornale sì, ma molte volte mi viene tristezza per cui stacco, quindi cerco di prendere qualcosa che mi distoglie un po' da tutti i problemi. La guardo poco, soprattutto i telegiornali, oppure bei film. Quindi che genere di programmi preferisce? Telegiornali principalmente? Le notizie, le news, quelle che vengono chiamate oggigiorno news. E, se ci sono bei film preferisco vederli anche se l'ho già visti. E, non so, notizie di attualità naturalmente. Non guardo le fiction. Non ho visto mai una puntata di Montalbano. Le piace guardare la televisione? Che rapporto ha con la televisione? Non tanto buono. Un'ora, due alla sera, lo sport soltanto. Principalmente lo sport. Che rapporto hai con la televisione durante la giornata? Quando la guardi e quanto? Attualmente non guardo per niente, sinceramente. La televisione, ma sto mancanza di tempo, le trasmissioni non soddisfacenti, che trattano argomenti che non mi interessano più che altro. Alla sera? Ma un'oretta, non di più. Che genere di programmi preferisci guardare solitamente? Programmi culturali se ci sono, il problema è che ce ne sono pochi. Quanto tempo guardate la televisione durante la giornata? La guardate tanto? Beh sì, può stare. Io di meno. Lui di meno. Io di meno, molto di meno. E che genere di programmi preferite guardare? Devo dire la verità? Telefilm. Io guardo i gialli, tanto se devo vedere qualcosa che va male, piuttosto che guardare quelli che danno... Meglio gialli che telegiornali. Sì. Tanto di notizie brutte metto solo quelle. Alla fine l'assassino lo trovi sempre nei telegiornali, l'assassino delle cose italiane non lo trovi mai. È quello. In questo momento mi fa un po' schifo, non c'è un programma che mi piace e mi addormento molto facilmente, le basta. Quindi la guarda pochissimo e con poco interesse. Sempre col televisore acceso perché sono solo mi fa compagnia, perciò ringrazio tanto, però contemporaneamente le garantisco che in questo momento, a prescindere che quando succede una piccola cosa o grandi cose, tutti i programmi, la guardo. Che genere di programma preferisci? Cucina. Sì. 2 ore sicuro. Pomeriggio, poi la sera se c'è qualcosa, altrimenti mi addormento e vado a letto dopo. E che genere di programma preferisce? Un po' di tutto, non ho una preferenza in particolare, non mi piacciono le trasmissioni del canale 5. Le piace guardare la televisione durante la giornata? Come no, sempre. Quando la guarda? Quando la guarda. Quando rientro dal, perché io faccio l'ambulante, quando rientro dal mercato guardo la tele, guardo un po' di tutto.
Quindi non preferisce in particolare qualcosa? No, mi piace tutto a me. Tutto, guarda. Informazione? Formazione, cultura, un po' di tutto. A Pesaro c'è una nuova televisione che parla della città, si chiama Rossini TV. Ho visto ieri la diretta della bomba del Disinese. Quali programmi le piacerebbe guardare su Rossini TV? Ma io ti dico, generalmente guardo un po' tutto, quindi informazione, cultura, svago, sì. Ma programmi su cose locali, penso, formazione, formazione cronica, sì. Politica poco, basta, non ne possiamo più. Beh, che parli soprattutto della città, le cose che accadono in questa città. Ma politica poca, perché tanto gira e gira, la politica è sempre quella, niente politica, più cose culturali della nostra città. No, politica no, per carità. Film, attualità sì, sulle cose del territorio, queste cose qui, così sì, mi piace quelli. Che programmi le piacerebbe guardare una televisione locale? Le cose della città, tutte l'informazione, quelle cose lì. Anche programmi di svago? Sì, anche programmi di svago, per rilassarsi, che dopo il lavoro bisogna rilassarsi. Le buche. Penso per una televisione locale sono molto importanti, è molto importante l'ambiente locale, quindi le notizie locali, anche gossip locale, anche le iniziative, le manifestazioni, per esempio nel fine settimana, dove si mangia bene, dove si può andare anche a divertirsi, per esempio. Ballare, che ne so, locali da ballo. Come sta andando la città, dei problemi. Informazione. Sì, informazione molto importante. Quindi, che parla della città, mi piacerebbe molto anche se si creassero i programmi informativi che informano il cittadino, sì, di quello che succede, ma anche dei propri diritti, del proprio territorio, per quanto importante il territorio e quanto importante valorizzarlo, creando vari eventi, collaborando fra vari etni, sia commerciali sia culturali, intervenire nelle varie situazioni magari dove manca un po' di giustizia. E poi la cosa molto importante secondo me, portare a conoscenza non solo le cose brutte che succedono, ma anche le cose belle. Vero? Sì, sì. Quelle che danno positività per andare avanti ogni giorno, proprio creare, non so, un good news, per dire, che per quanto sia aiuta le persone a tenere lo stato emotivo sempre su. Questo. Beh, è un po' tutto dalla città, dal nostro ambiente, la cultura, quindi mettere un pochino in evidenza, sì, anche la politica, però non troppo, perché è già sufficiente quella che c'è, tanto non si conclude niente, quindi è una gran amarezza. Beh, adesso sulla mia città approfondire magari gli aspetti culturali, la storia della mia città. Una TV locale, programmi che parlano della città e dei problemi locali, della politica. Formazione politica? Un po' tutto a 360 gradi, nella città. Cosa ti aspetteresti di vedere su Rossini TV? Notizie su Pesaro. Tutto quanto che riguarda Pesaro. Informazione? Sì, informazione. Cucina anche, no? Anche, sì. Mi interessa molto qualcosa che riguarda un po' la storia dell'arte, quelle cose lì, no? Tipo Angela, anche su Pesaro abbiamo dei paesi bellini vicino, penso. Formazione politica, sì, no? Anche rispetto a quello che... Politica, ormai un po' sfiduciati con la politica, stanno facendo delle cose che insomma io non condivido, quindi quando sento i vari nomi cambio canale. Quali programmi le piacerebbe guardare su Rossini TV? Sinceramente questo lo so dire. Io no, a me piace la prosa, piacciono i film, magari anche quelli vecchi, anche dico far west, se vuole.
cartoni animati, tutte quelle cose che sono rilassanti, perché non se ne può più, ragazzi, non se ne può più tutto quello, specialmente quando parliamo di politica. Va bene, tanto in questo momento si parla solo di qui. Vedere qualche notizia buona che mette un po' di coraggio, invece di tutte quelle notizie che, se sei avvilita, tenti anche il suicidio. Qualche volta non ne puoi più, perché basta, no? Di beghe tutte ne abbiamo nelle famiglie, che poi i programmi di svago. Un po' di svago, io penso sì, che non sarebbe male dare anche qualche buona notizia. Certo. No? Certo. Se parlano tutti male, le cose vanno male. Se ogni tanto qualcuno esalta le cose fatte bene... Non ce l'hanno molto, ma almeno ci si fa coraggio. Qualche volta no, si sente. No, si vede e si sente solo negativo. Ogni giovedì alle 21 e 22.30 una nuova puntata.